signore e signori, Pupo! Con le note della canzone che l'ho reso celebre, Enzo Ghinazzo, l'arte Pupo, è stato il grande protagonista dell'apertura della città di Natale allo Show Garden. Fabrizio Biagioni è un imprenditore che punta sulla creatività e davanti alle nuove sfide ha presentato un progetto che amplierà i livelli occupazionali. Faremo una presentazione di un progetto che porteremo in comune molto presto, dove non voglio scoprire un po' tutte le carte. Comunque ci saranno delle novità, più che altro quelle che riguardano, oltre diciamo al lavoro che verranno assunte tantissime persone, ma è un progetto volto al sociale, alle scuole e alla didattica. Questo è il vero successo che saranno. Quindi diventerà un'azienda con un potenziale di 50 dipendenti e un indotto che gira intorno abbastanza forte. Nel giorno della festa non poteva mancare l'appoggio di un artista e Pupo ha risposto alla grande alla chiamata di quello che considera prima di tutto un amico. E qui con Fabrizio, con tutta la sua famiglia, è davvero, non lo dico, non è una frase scontata, è un onore, perché questa è un'azienda che rende onore al territorio e io sono oltretutto un cliente storico dello Show Garden, non tanto io quanto la mia famiglia, mia moglie che mi costringe a fare delle passeggiate, anche delle attese qui allo Show Garden da anni ormai. Quindi l'essere qui a fare da testimonio ad un progetto nuovo di cui insomma poi verrete messi al corrente, e anche alla grande apertura del villaggio di Natale, è davvero molto molto bello e sono quelle cose che danno alla nostra carriera, al nostro mestiere fatte in casa, quelle cose che gli danno un senso completo proprio, è come un punto di arrivo. Grazie.